Allora, questo messaggio lo volevo mandare al Partito Comunista dei Lavoratori, un partito ridicolo, si è dimostrato, è assolutamente vergognoso che ci ritroviamo qui in Piazza Garibaldi, in Piazza Armerina, e soprattutto c'è Giuseppe Camerino, candidato alla presidenza della provincia, vi ricorderete voi del Partito Comunista dei Lavoratori. Tanti voti so che ha preso questa candidatura di Giuseppe Camerino. E adesso è assolutamente assurdo che non c'è nessuno in questa piazza, non c'è nessuno che appoggia assolutamente a Giuseppe Camerino, dicono che la protesta è troppo eclatante, dicono che però nello stesso tempo sostengono i lavoratori, i disoccupati, il diritto al lavoro. Questa cosa è assolutamente ridicola, perché qui c'è un disoccupato sopra il tetto e che grida da mesi ormai, da Ferragosto, che vuole un contratto a tempo indeterminato perché è un diritto, non perché vuole un favore o l'elemosina dal sindaco. E qui abbiamo la piazza vuota, un silenzio allucinante, il questore e il commissariato di Piazza Armerina che dicono che se non scende rischia di essere preso per matto, perché comunque nessuno, mi è stato detto perfino che nessuno appoggia e sostiene una protesta del genere, quindi dimostra questo come la sua protesta sia assurda. E quindi appunto, se ci fosse almeno il partito che sostenesse una protesta giusta del genere, forse oggi non mi sentivo dire che Giuseppe Camerino poteva essere un matto, perché se io sono entrata al Partito Comunista dei Lavoratori è perché ho sempre pensato che il partito lottava per i diritti del lavoratore, del disoccupato, del lavoratore, e adesso che io ho avuto questi insegnamenti da parte di Luigi Bascetta, da parte di Giuseppe Camerino, adesso mi ritrovo a Giuseppe Camerino sopra il tetto che protesta. Protesta che si può anche giudicare, però è anche vero che qua non ritroviamo nessuno del Partito Comunista dei Lavoratori, nessuno che dimostra appunto di sostenere una lotta giusta, una lotta per i diritti umani. E in questo caso abbiamo anche noi la voglia di dirvi vergogna, assolutamente vergogna, e un pochino mi vergogno anch'io di essermi candidata con voi.